Ah sì, guarda, sono molto contento perché la squadra ha giocato veramente un'ottima partita contro un'ottima squadra, perché il Capo Vessuto è costruita per fare un campionato di vertice, almeno con tre giocatori, poi quindi sì. Sono un'ottima squadra, giocano bene, giocano a calcio, sono giocare a calcio, sono un allenatore bravo, e quindi non era facile venire qua e fare la partita che abbiamo fatto. Sono molto 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 contento. Dispiace per il risultato, perché poi è venuto da un episodio grottesco, dai, alla fine non mi piace lamentarmi, perché chi si lamenta passa sempre dalla parte del piagnucolone, non voglio neanche parlare di queste cose qua, intanto è inutile, intanto vabbè, ci dica la sua, senza diciamo. No, guarda, la palla era uscita dal campo e l'ha detto anche il giocatore De Luca, insomma, che l'aveva presa di un metro, il guardalene era lì, il nostro giocatore cercava di proteggere la palla che è uscita, palla è uscita, poi l'ha rimessa in campo De Luca, che alla fine onestamente ha messo quella palla a fine partita che è uscita, quindi sì. È un episodio, diciamo, che è una partita equilibrata, dove l'Isola era stato pericoloso su qualche piazzato, noi avevamo avuto anche noi un piazzato al limite dell'area, era una partita bloccata, che avevamo intrappolato nel modo giusto, cercando di ripartire quando avevamo lo spazio per ripartire, anche perché l'Isola ha due esterni difensivi molto molto veloci che erano sempre su priorità, quindi la partita si è preparata bene. Poi un episodio ha cambiato il corso del match, perché poi alla fine abbiamo passato quell'episodio lì. Certo. Mi giocato qualche un po'... episodio contestato alla sì. fine, qualche rigore in area, qualche episodio in area loro, però come ho detto io prima di parlare bisognerebbe vedere l'immagine, io da 60 metri posso dire quello che dicono i miei giocatori, io non sì. posso parlare, cioè, dovrei vedere delle immagini. Vi giocate un po' i playoff in questa fase di campionato, non si decidono quest'oggi chiaramente, perché ci sono tante gare da qui alla fine, avrete un altro scontro il prossimo turno con la Vibonese. Sì. No, guarda, io sono contentissimo del campionato che stiamo facendo, potevamo avere molti punti in più, purtroppo questo campionato è anche deciso da fattori esterni, si vanno in campi in cui non puoi giocare la palla, cioè non tutte le partite sono uguali, sono delle partite, ognuno ha una storia a sé, dipende dal campo, dipende dall'arbitraggio, dipende dal tuo stato di forma. Io dico che oggi ovviamente ho portato la partita in modo giusto, se giochiamo sempre così, se ce lo permettono, ne vinciamo parecchie, perché abbiamo sì. avuto la mentalità giusta, quindi anche perché voi puntate a un secondo posto, ecco, l'obiettivo di inizio stagione era quello di migliorarsi rispetto a quella passata. No, l'obiettivo nostro è quello di migliorare i punti dell'anno scorso, in questo momento siamo ai punti e non la posizione, diciamo la posizione, poi ho detto dipende da tante cose, noi sì. giochiamo contro delle corazzate per la categoria, che spendono un sacco di soldi, che continuano a contro giocatori, che si possono permettere ingaggi elevatissimi. Io mi spiace per i miei giocatori, perché rispetto ai giocatori delle altre squadre prendono forse la metà della metà della metà dei soldi, e però in campo dimostrano di equivalersi, a volte di essere più bravi. Quindi il dispiacere è per loro, perché certo. meriterebbero ingaggi più alti, solo quello lì. Però gli altri comprano a destra, a sinistra, e possono permettersi anche una rosa di giocatori molto, molto ampia. Però io sono contento dei miei, sono contento oggi, guardi, abbiamo perso, ma sono molto contento perché abbiamo dimostrato di stare in campo, di potercela giocare con l'Isola Capo Vessuto, che ripeto, a parte gli episodi così, è un'ottima squadra che gioca bene a calcio e merita la posizione in classifica che ha.